Nel nostro comune abbiamo due tesori essenziali ai quali non diamo molta importanza. Il tentativo invece di farli apprezzare notevolmente ai nostri abitanti, concittadini, ma anche di far sapere a tutte le persone delle grandi città che a Berceto c'è un'acqua ottima e un'aria ottima. L'acqua lo possiamo dimostrare attraverso le analisi e anche uno studio che ha fatto un ricercatore giapponese che dice addirittura che nella nostra acqua c'è una piccola sostanza, il litio, che serve nella percentuale in cui si trova proprio nelle nostre acque a combattere la depressione. È considerato l'acqua della felicità. Altra cosa importantissima è quella dell'aria. Noi abbiamo un'aria ottima, vogliamo tenerla sotto controllo e da 2 anni abbiamo una centralina di proprietà del comune sul nostro balcone del municipio e siamo in grado di sapere in che condizioni è la nostra aria. Posso dire che sono condizioni ottime, anche se non si possono diffondere i dati delle polveri sottili e dell'inquinamento, perché è una prerogativa dell'ARPA. Li conosciamo e ribadisco, sono ottime. Questa centralina poi serve anche per rilevare tutta la presenza dei pollini e quindi dare dei suggerimenti alle persone che hanno allergia. In questo momento Berceto potrebbe essere abitato da tutte le persone che hanno qualsiasi tipo di allergia, perché i pollini presenti nell'aria lo consentirebbero. Siamo in grado di dirlo a settembre, ma siamo in grado di dirlo anche a fine inverno e all'inizio della primavera, e queste sono notizie molto importanti. Quindi due tesori, l'acqua e l'aria, che dobbiamo cominciare a considerarli tali per mantenerli sempre nelle migliori condizioni, e questo è uno dei compiti maggiori di un'amministrazione pubblica.